onda fra 3, 2, 1. Signore e signori, la conoscete? L'adorate? È Natalia Nova! Insieme a lei, come sempre, il meglio del meglio, il club dell'1%. Oddio, sei tu. Nova, ci conosciamo. Ah, no. Non vorrei mai essere vista accanto a quello schifo di auto. Puoi dirlo in modo più educato. Dovrei essere educata con le nullità che vogliono rovinarmi la festa? Ah, ma ti stavo aspettando. Tu e la tua stupida banda. E per te sono Supernova. Tissi 3000? Dimostra a questo tizio che è feccia. Spero corra meglio di come sceglie i nomi. 4,5 milioni di follower le danno ragione. Ma guarda, primo posto. Che male. Devo tenermi il primo posto. Chi sarebbe la nullità? Hai vinto? Non stavo guardando. Ok, che problemi hai? Il mio problema è che non ne posso più di essere circondata da dei cialtroni che vogliono giocare agli eroi pensando di essere speciali. Prima c'è stato quel gaglio, o come si chiama, e adesso ci sei tu. Ah, senti chi parla. Siete storia antica e questo non vi va giù. Tutto qui. Sai che per poter arrivare al rush dei banditi devi battermi. E io ti giuro che farò di tutto per non farti avvicinare a quella corsa. Come va con la regina Natalia? Per te è Supernova, plebea. A parte gli scherzi, è strano. Non capisco che cosa succede. Questi tipi non sono complicati, Tai. Sono solo dei bambini viziati. È questo il punto. Però sanno guidare davvero, fanno sul serio. Sembrano quasi dei piloti professionisti.
E alcune cose che ha detto Natalia, non lo so, forse ci penso troppo. Non sei il tipo che pensa troppo. Occhi aperti. Mi hai incuriosita, sai? Goditi la vista della città finché puoi, Nullità. Adesso è ora di vincere. Spero non si veda il segno. Questo giro è mio. Ok, sono primo. Ormai manca poco al traguardo. Panorama dal primo posto. Che bravo! Hai vinto una corsa. Non mi sembra che tu sia molto felice. Non è andata come avrebbe dovuto e questo è un vero peccato. Ok, stavolta non ci siamo sbarazzati di te. La prossima gara è alla centrale solare. Puoi venire o no, o fare un incidente. Non mi importa. Ehi, dai! Ok, c'è qualcosa in ballo. Ho battuto di nuovo la banda di Natalia e le ho sentito dire non è andata come avrebbe dovuto. Che vuol dire? Non lo so, ma poi ha aggiunto che la loggia aveva investito in qualche modo in queste corse. Jess, che cosa sta succedendo? Abbiamo dell'equipaggiamento della loggia. Stiamo cercando di capire cosa sia, ma forse c'entra qualcosa. Occhi aperti, ci sentiamo più tardi.
di scenario all'ultimo. Stai scherzando? Sbrigati, nullità, o ti perderai la corsa. Eccomi. Ora inizia la corsa vera. Nullità è arrivata a salvarci, grazie al cielo. Non saremmo mai partiti senza di te, comunque. Il fatto è che vogliamo farti svanire nella polvere. L'unica polvere che conta è quella che mangerai tu. Oh, sembra che alla nullità piaccia.
Allora, non hai niente da dirmi, Natalia? Niente che non abbia già detto in video. Tu e la tua banda fate bene alle visualizzazioni. Grazie. Ci siamo! Sempre più vicino alla vittoria. Occhio a dove vai. Cosa diavolo è successo? Non mi prendi? Chiudiamo in bellezza. Posta aerea! Non avete nessuna possibilità. Manca poco. Continua così. Si vola! Racconta questo nel tuo prossimo video sul web!
Beh, sarai soddisfatto di te stesso. Puoi dirlo forte. Spero che i fan del tuo club 1% abbiano visto. Non sono interessati a vedere una nullità che sfida i miei piloti peggiori. Però, sai chi stava guardando? Una certa Lina Navarro. Tu come lo sai? Beh, diciamo che la Loggia ha investito in questa corsa. Comunque, sorridi alle telecamere, perché sono sempre accese. Alla prossima corsa. La mia banda comincia a stancarmi. Non riescono nemmeno a occuparsi di una nullità. Se perdono ancora, ci penserò io. Voi ragazzi non avete nessuna speranza. Che succede? Troppo veloce? Ma guarda, primo posto. Wow, che botta.
fatta. State dormendo o cosa? Soffiatemi il primo posto, se ce la fate. Diavolo! Male! Ti sei messo contro la regina sbagliata, nullità. Ora sei mio. Quando ti avrò battuta, mi dirai che succede davvero da queste parti? Hai mai provato a essere, sai, una persona diversa? Forse avresti più amici, no? Solo uno di noi due cerca attenzioni, Natalia, e non sono io. Oh, sta zitto. Thank you.
stai per correre con il vincitore del rush dei banditi. Adoro le tue fesserie. Tu apri la bocca ed eccole lì, escono da sole. Ciao Nova Babies, qui è Supernova che vi sta parlando, in diretta dal tracciato. Che cosa? Trasmetti la gara in diretta? Munitevi di amici e patatine per assistere al grande evento della serata. Natalia contro la nullità. Addio alla patetica speranza di Silver Rock. Credevo fossi il capo per un motivo. Vedi quest'auto? Io non sto nemmeno accelerando. Quando la nullità perderà e scomparirà nel nulla? Prima vinci, poi parla. Oh, lo farò. Non posso perdere. La loggia ha organizzato la corsa. Ricorderete tutti Tyler per l'orribile batosta subita qualche mese fa? Beh, state tranquilli. È ancora lo stesso vecchio Tai di un tempo. Di qualcosa, nullità. Guardate bene, schiaccerò la vostra superstar. Oh, grazie per la donazione, Wolf DFK. Altri $5 e canterò la canzone richiesta in chat. Chi vuole farmelo fare? Come fai a concentrarti sulla corsa e sulla trasmissione insieme? Nova Babies, siete pronti? La seconda parte è quando la supernova brilla davvero. Sì, ne sono sicuro. Spero che la polvere non ti dia fastidio. Siamo alla fine del tuo video, Natalia. Oddio, ora fa anche battute. Risparmiami. Non esiste. Questo è ridicolo. Fine delle trasmissioni, Natalia.
scommetto che adesso sarai fiero di te. Sai, lo sono. Almeno io ho vinto con le mie forze. Sai cosa intendo? Forse non riuscirò a impedirti di arrivare fino a Rush, ma puoi scommettere le tue chiappe flaccide che farò il possibile per fermarti in gara. Non sarò da solo, Natalia. La loggia vuole la guerra. Noi saremo pronti. 10 scarafaggi restano sempre scarafaggi, Nullità. Ma divertiti a fantasticare. Non hai la minima idea di dove ti sei cacciato.